cerchiamo di combatterlo nel modo migliore. E per questo con Zitto Cancro abbiamo deciso insieme di dire sì, andiamo avanti, noi ti terremo per mano, andremo avanti, questo è il tuo sogno e noi non ti lasceremo. E tante persone si sono unite a noi, abbiamo fatto trasformare quel piccolo sogno in una realtà. Zitto Cancro è portare l'allegria alle persone, a dimostrare che sì, la malattia è dura, è difficile, non possiamo dire ah, è tutto bello, no, non lo è. Thank you.
che scendeva le scale ed andava a lavorare. Questa signorina era una signorina che faceva la vita, che era insomma una prostituta. Però Pino scrive questo testo con molta sensibilità, non tutti lo sanno, perché lo interpretano e lo confondono con un pezzo romantico. Invece, quando lui dice Oscurne da incontrare, ma passando qualcuno vuota l'occhio e se ne va. Forse non tutti conoscono la lingua napoletana, però lui parla di questa donna che guarda, che vede lo sguardo dei passanti che con disprezzo e con disgusto la guardano e la fanno sentire sporca, quando lei magari fa questo mestiere per campare la famiglia, insomma. Quindi a suo modo è una forma altamente dignitosa di attività, se possiamo dire così, insomma, passatemi questa cosa. Però lei aspetta l'acqua, aspetta la pioggia che scende, la bagna e lava via questo senso di sporco che noi maschietti purtroppo abbiamo verso qualsiasi forma, ecco, di debolezza, di fragilità femminile. In questo io da uomo proprio chiedo scusa a nome di tutti gli uomini per quello che accade e che non dovrebbe mai accadere alle donne. Vogliamo terminare questa nostra breve apparizione ringraziando veramente di cuore Arianna che ci ha chiamato, che mi ha chiamato, mi ha detto era già qui. E quindi grazie veramente, grazie a tutte le donne che combattono questa battaglia con questa forza grande. Zitto quanto.